Sembra passata una vita intera da quando abbiamo sentito parlare per la prima volta di Spider-Man No Way Home, ma alla fine il giorno è arrivato e il film è nelle sale. E com'è quindi questo No Way Home? È bello. Sono quasi sorpreso, ma si tratta di un film, almeno secondo me, veramente bello. È pieno di personaggi, situazioni, fanservice, ma sembra tutto sposarsi alla perfezione. Ci sono le gag, c'è il dramma e c'è quello che mi interessava di più, un intreccio coerente. Ho letto che più di qualcuno ha storto il naso circa l'incantesimo di Strange che causa il caos del multiverso. Però trovo la spiegazione data nel film convincente. Peter cambia l'incantesimo imponendo che tutti coloro che conoscono l'identità di Spider-Man dovrebbero continuare a conoscerla. E così i villain degli altri universi che conoscevano l'identità segreta di Peter sono arrivati nel Marvel Cinematic Universe. E nel film viene anche chiarito il momento in cui sono stati tolti dalla loro linea temporale. Questa spiegazione presenta però due incongruenze. Electro e Venom, tecnicamente, non erano a conoscenza dell'identità di Spider-Man prima di arrivare nell'MCU. Venom se la può cavare con quella roba della coscienza collettiva dei simbionti spiegata nella post-credit di Venom 2, condividendo quindi i ricordi con il Venom di Spider-Man 3, citato tra l'altro in No Way Home da Tobey Maguire. Con Electro non credo però ci sia una spiegazione solida. In The Amazing Spider-Man 2 non viene mai mostrato come Electro venga a conoscenza del segreto di Peter. E non può neanche essere che lo scopra successivamente agli eventi del film, dato che lo stesso Max Dillon dice nel film che l'ultima cosa che ricordava era di essere stato sovraccaricato dalla griglia, evento che lo porta alla morte. In realtà, quindi, è riuscito a sopravvivere a quell'accadimento. In qualche modo durante la battaglia ha scoperto il segreto di Peter ed è finito nell'universo degli Avengers. Ok. Ma c'è un'altra incongruenza che non viene spiegata in modo soddisfacente. Il suo cambio d'aspetto. Nel film questa situazione viene evidenziata e viene anche abbozzata una specie di motivazione. Ma la realtà è che semplicemente il personaggio di Electro prima non funzionava e appena Kevin Feige ha avuto la possibilità di gestire il personaggio ha rimediato agli errori di Sony. Dopo mesi di speculazioni finalmente abbiamo avuto una grande conferma. Gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield sono nella pellicola, e con un ruolo di rilievo, a differenza del Matt Murdock di Charlie Cox, il cui cameo comunque ho apprezzato immensamente. Mi sarebbe piaciuto che i due vecchi Spider-Man parlassero un po' di più di ciò che hanno vissuto in questi anni nei loro rispettivi universi, ma mi accontento. Sono soddisfatto anche della caratterizzazione di tutti i villain del multiverso. In particolare di Sandman, che non è propriamente un villain, e di Doc Ock, che ha la sua meritata redenzione alla fine. Per chi si stesse chiedendo che cosa accade ai villain tornando nei loro universi, semplicemente vengono create nuove realtà alternative in cui i vari Octavius, Osborn, eccetera sono buoni, non hanno più motivo di combattere il rispettivo Spider-Man e, proprio come desiderato dal Peter Parker di Tom Holland, sopravvivono. Mi è piaciuta molto la volontà degli sceneggiatori di andare a sottolineare l'etica di Peter, così come la scelta di andare a completare il racconto delle origini di Spider-Man, mostrando la morte di zia May al posto di quella di zio Ben, che a questo punto non siamo più sicuri sia avvenuta nel modo in cui pensavamo. Sicuramente ne sapremo di più prossimamente grazie alla serie animata di Disney Plus, Spider-Man Freshman Year. E ora, che succederà? Tutti ricordano Spider-Man, ma nessuno ricorda Peter Parker, che si trova orfano e solo al mondo. Sceglie addirittura di proteggere Ned e MJ, non rivelando loro il suo segreto alla fine. E a questo punto non è chiaro se vedremo ancora i due personaggi nel franchise. Peter va quindi a vivere da solo in un appartamento che ricorda molto quello dello Spider-Man di Raimi. E anche il suo affittuario sembra essere il Mr. Ditkovich della trilogia di Raimi, anche se non viene mostrato. Probabilmente quindi nella prossima trilogia già annunciata da Sony, vedremo Peter iscriversi all'Empire State University in sostituzione dell'MIT e cercare lavoro, magari
che so, come fotografo per il Daily Bugle. Una cosa è certa, in futuro Peter dovrà vedersela col simbionte, anche se a questo punto probabilmente non lo vedremo combattere con il Venom di Tom Hardy come pensavamo, dato che è tornato nel suo Sony's Spider-Man Universe, l'universo dei nemici di Spider-Man che, anche dopo questo film, non ha uno Spider-Man. E questo ci porta all'ultimo dubbio di cui voglio parlare in questo video, anche se non riguarda No Way Home. Morbius. Pensavo che avremmo avuto delle risposte circa i dubbi sollevati dal trailer di Morbius, ma siamo ancora al punto di partenza. Il film si ambienta nello stesso universo di Venom, ma per qualche motivo c'è un murales di Spider-Man, che in quell'universo sappiamo non esistere. E soprattutto c'è l'avvoltoio di Michael Keaton, personaggio che dovrebbe essere in un altro universo. Fortunatamente, l'attesa per conoscere la verità sarà breve, dato che l'uscita di Morbius è fissata per il mese prossimo. Siamo arrivati alla fine del video. In questo video ho parlato dei miei pareri personali circa la pellicola, oltre ad alcune perplessità che ho avuto durante la visione. C'è ancora moltissimo di cui parlare, come quelle figure che compaiono in cielo durante lo scontro finale, ma ci sarà tempo per discuterne in altri video. Nonostante i dubbi che ho sollevato, reputo questo Spider-Man un film bellissimo, che mi ha emozionato e alla fine mi ha lasciato soddisfatto. Quali sono le vostre opinioni su No Way Home? Quali sono secondo voi le risposte ai dubbi che ho sollevato? Parliamone nei commenti. Valutate l'idea di lasciare un like e iscrivervi al canale. Per questo video è tutto. Alla prossima!